Ci siamo Michele, finalmente siamo in diretta. Buonasera a Buonasera. tutti, siete già Buonasera. tantissimi. Buonasera, buonasera. Allora, prima di tutto ringraziamo DocZelf che ci sta ospitando davvero incredibilmente sempre, ci dà spazio a tutti i nostri veterinari super esperti, quindi come sempre grazie DocZ. E poi ovviamente grazie all'ospedale veterinario Anubi, il cui direttore sanitario dobbiamo ringraziare lui, Michele Massoni. Grazie Ed è a voi. arrivato. Ok. Questa sera di che cosa parliamo? Questa sera parliamo di emergenze veterinarie e quindi sul cane in particolare, c'è anche un accenno ai gatto, ma lo faremo più avanti in altre sedi. Questa sera parliamo proprio appunto di emergenze. Quindi io direi che possiamo partire direttamente perché tu hai fatto una presentazione meravigliosa. A tutti quanti dico di restare fino alla fine perché c'è la possibilità di iscriversi e di ricevere l'attestato di partecipazione, che non è nominale, ma è un attestato proprio che sarà una bella foto che potrete mettere sui vostri profili taggando Michele e l'ospedale veterinario Anubi e perché no anche DocZelf e riceverete tutte queste meravigliose slide che adesso vi facciamo vedere. Michele, parti perché c'è un sacco di roba da dire. Ok, speriamo di riuscire a dire tutto. Nel caso in cui non dovessimo riuscirci, tanto comunque ci saranno altre possibilità, insomma. Assolutamente. Allora, ma il fatto che questo sia un argomento che interessa è perché in effetti i proprietari si comportano un po' da bravi padri di famiglia nei confronti dei loro animali. Nel caso del cane, da capobranco, almeno è quello che auspichiamo noi, cioè il fatto che. Io ho sviluppato un pochino di vicinanza nei confronti del proprietario apprensivo, diciamo apprensivo positivamente però, nel senso che percepisce i minimi cambiamenti del proprio animale. Ed è fondamentale con i nostri pazienti che questo succeda, perché siamo di fronte spesso a dei pazienti che innanzitutto il nostro primo handicap come medici veterinari è quello di non riuscire a comunicare direttamente perché i nostri pazienti non parlano e spesso riescono a mascherare il loro malessere. Riescono a mascherarlo perché sono stoici, magari faccio l'esempio del cane da caccia, del cane anziano che già convive con i suoi acciacchi, per cui avere un proprietario che riesce a riconoscere che c'è qualcosa che non va, spesso può fare la differenza perché ci permette di agire in maniera tempestiva, che è diciamo il nostro primo ostacolo in pronto soccorso. Il nostro primo nemico è il tempo. Abbiamo poco tempo a disposizione e dobbiamo cercare di sfruttarlo nel miglior modo possibile per inquadrare quali sono i problemi che stanno mettendo in difficoltà in quel momento il nostro paziente. E l'obiettivo del medico di pronto soccorso è quello, soprattutto, cioè cercare di tenere in vita l'animale. La prima cosa che mi viene chiesta dal proprietario, che io vedo un po' come un genitore, nel senso che io mi sono confrontato con medici di pronto soccorso umani e non è molto diverso il livello di attenzione, di apprensione, di preoccupazione che può avere una madre che porta un bambino in pronto soccorso rispetto a un proprietario che porta il proprio animale, sia in termini di, appunto, di preoccupazione che in termini di richiesta di cure, insomma, di qualità. Sicuramente avere un dialogo costruttivo col proprietario ci permette di arrivare rapidamente a individuare quali sono i problemi che mettono in pericolo. Dicevo, la prima domanda che ci fanno è: il mio animale è in pericolo di vita, sta morendo, che cos'ha? Ha un qualcosa che può essere curato? Difficilmente noi riusciamo a rispondere subito a questa domanda. I medici hanno inventato il termine prognosi riservata per aggirare questa domanda, che è un po' la realtà sempre in pronto soccorso. Difficilmente noi riusciamo a essere categorici nel comprendere qual è il problema di base e se riusciremo a risolverlo al 100%. Sicuramente ci sono alcune cose che può fare il proprietario, sia per iniziare ad aiutare il suo animale, sia per evitare di complicarci il lavoro. Vi farò l'esempio, per esempio, di somministrazione di farmaci inadeguati in ambito domestico che possono renderci complesso, se non peggiorare, complessa l'azione di intervento d'urgenza, ma anche peggiorare la patologia di base, perché siamo comunque di fronte a animali diversi dall'essere umano. Diciamo che appunto riconoscere subito un sintomo, un'avvisaglia di un qualcosa che non sta funzionando
e anche avviare le prime procedure di emergenza può veramente fare la differenza. Il proprietario deve capire quali sono gli indicatori. Sicuramente tutte le volte che c'è un trauma è un animale che deve essere portato in pronto soccorso, soprattutto se già se si è assistito a questo trauma e si è visto che è stato un qualcosa di violento. Però vi dirò rapidamente, parlando del trauma, che non vanno sottovalutati comunque anche traumi che apparentemente possono sembrare lievi. La difficoltà respiratoria è per noi un'emergenza, perché noi quando valutiamo i pazienti facciamo un po' una graduatoria degli organi in base al fatto non che un organo sia più importante o meno importante, perché tutti gli apparati organici sono importanti, ma in base al fatto che se un organo non funziona, un determinato organo non funziona, più rapidamente quella disfunzione può portare a morte il paziente. Quindi sicuramente se l'apparato respiratorio non funziona bene, abbiamo pochi minuti, perché l'ossigeno è fondamentale per far funzionare l'organismo e non ci sono riserve di ossigeno. Per cui quando manca l'ossigeno per noi è sempre un'estrema urgenza. Se c'è febbre alta, comunque una temperatura alta che si associa spesso all'abbattimento del sensore, è un'emergenza, anche perché noi dobbiamo comprendere se questo aumento di temperatura è veramente febbre, cioè è un aumento di temperatura in difesa ad una infezione, o se invece è una ipertermia, che è una cosa diversa, nel senso che la febbre è una risposta del sistema immunitario, quindi è un qualcosa di positivo nei confronti di un'infezione. È vero che fa star male, ma ci indica che c'è come il dolore, ci indica che c'è qualcosa che non funziona. L'ipertermia invece nel cane è frequentemente anche associata a difficoltà respiratorie, per esempio. Il cane è un animale che non suda, che utilizza tanto l'apparato respiratorio per termoregolare, e quando funziona male l'apparato respiratorio, la temperatura può salire alle stelle. Ecco, sicuramente quello è un paziente a cui, se il proprietario dovesse somministrare un antipirettico, farebbe un danno non indifferente, pensando magari alla febbre, gli do un antinfiammatorio, un antipirettico, aggraverebbe la situazione. Sicuramente nel trauma ci mettiamo anche la colluttazione tra animali, soprattutto quando uno dei due attori della colluttazione è un cane, è un animale di grossa taglia nei confronti di un animale di piccola taglia. Le difficoltà del parto spesso sono percepiti con grande ansia dal proprietario. Vi dico, spesso ci capita di avere delle telefonate con dei proprietari che stanno assistendo ad un parto, alla fase finale della gravidanza. Per fortuna, il più delle volte si tratta di passare magari una nottata al telefono più che di dover intervenire realmente. Il cane riesce, nella stragrande maggioranza dei casi, a autogestirsi senza grandi interventi, anzi, bisognerebbe cercare di non distrarlo, sicuramente evitare di spostarlo se veramente non è un qualcosa di necessario. Il conforto o il dialogo con un veterinario durante il parto può essere di aiuto a decidere, insomma, se spostare la mamma che sta partorendo. Sicuramente se l'animale perde conoscenza, perché in quel caso, o anche in caso di convulsioni, sono interessati o il sistema nervoso o l'apparato cardiocircolatorio, che mettiamo subito dopo in ordine di graduatoria, subito dopo l'apparato respiratorio, perché sono organi che non tollerano l'assenza di ossigeno, non tollerano l'assenza di nutrimento, quindi sono organi sempre attivi e quindi se c'è qualcosa che, e non hanno altre strutture che li possono vicariare, per cui se non funzionano devono sempre far accendere dei campanelli d'allarme. Sicuramente se abbiamo delle emorragie esterne vanno controllati, il dolore va controllato, questo è importantissimo appunto da questo punto di vista l'intervento del proprietario che è capace, meglio del veterinario, di comprendere se il suo animale è sofferente o meno, perché soprattutto appunto con gli animali anziani, spesso il dolore viene mascherato fino a quando non arriva ad una soglia di non tolleranza. Se il proprietario assiste all'ingestione di tossine, di sostanze tossiche, o se anche soltanto lo sospetta. E in ultimo vi ho messo i sintomi che sono associati alla torsione dello stomaco, cioè una condizione molto grave per il cane, forse la peggiore delle emergenze che può colpire un cane. Per la quantità di processi che attiva nell'organismo, una cascata di eventi drammatica che appunto richiede un intervento veramente tempestivo e complesso. Sicuramente è bene che il proprietario abbia in casa
un arsenale, insomma, molto semplice, che più o meno può essere quello che ha a disposizione per se stesso. Non vi ho messo grandi farmaci proprio perché vorrei che, insomma, si metabolizzasse il fatto di non somministrare dei farmaci di propria iniziativa. Una cosa che mi capita spesso è il proprietario che dice: il mio cane ha avuto la diarrea, per esempio, un anno fa ha avuto la diarrea, l'ho curato con gli antibiotici, è andato bene. Adesso ha di nuovo la diarrea, gli do lo stesso antibiotico. Questo può essere assolutamente controproducente, perché la terapia che ha fatto bene per una condizione che aveva un determinato sintomo può essere dannosa in presenza dello stesso sintomo, che invece magari è evidenza di un'altra patologia completamente differente, insomma. Abituare il proprio animale ad assumere delle cose per bocca dalle mani del proprietario, a prendere confidenza col proprietario, per esempio da cucciolo, bere da una siringa o prendere dei piccoli bocconcini, ci può aiutare quando poi dovremo fare delle terapie ad essere più efficaci nell'aiutare i nostri animali. È però fondamentale, vi ho detto che io non disprezzo il proprietario che si preoccupa. Però apprezzo tantissimo, sono sicuro che tutti i colleghi che lavorano in pronto soccorso sono d'accordo, apprezzo tantissimo il proprietario che riesce a tenere il controllo di se stesso, cioè l'autocontrollo. Perché quando il cane arriva in pronto soccorso, spesso è più preoccupato della preoccupazione che legge negli occhi del proprietario che del male che lo sta colpendo. Per cui se il proprietario si comporta da capobranco, cioè diventa veramente un punto di riferimento per il cane, per noi è una mano di aiuto esagerata. Nel senso che spesso ci capita che il proprietario sia il nostro assistente, magari in condizioni di urgenza ci troviamo con pochi operatori, magari in orario notturno, quindi il proprietario che riesce a confortare un cane spaventato, che ha dolore, è assolutamente fondamentale per noi. Mi senti ancora, Silvia? Ok, Sì, è ti ho sentito, non tutto sono più. perfetto, ci sono tantissime persone in diretta, ti interrompo soltanto un secondo per ricordare che si scrive Blu Vet, non Blue Vet, Blu Vet slash dirette, comunque è sotto nei banner che vi mettiamo, quindi potete iscrivervi e scaricare tutto da questi link. Prego, Michele. Dicevo, quindi un proprietario che riesce a confortare il proprio animale c'è assolutamente di aiuto. Questo, per esempio, ci capita spesso con i cani di grossa taglia, con i molossi, in cui il proprietario spesso ci permette di agire sul proprio animale senza dover ricorrere ad una sedazione, ad un'anestesia. Con i cani di piccola taglia, invece, che per definizione, insomma, sono il proprietario del cane di piccola taglia tende a essere, diciamo, più sulla difensiva nei confronti del suo animale, quindi sono animali che normalmente crescono con la convinzione di dover avere loro il controllo della situazione. Spesso, vi dico, su 10 morsi, 9 morsi li prendiamo da cagnetti di piccola taglia, anche perché se ci morde un molosso finiamo al telegiornale. Quindi il discorso è che spesso ci capita di dover allontanare i proprietari. È come succede con i bambini, il pediatra che deve intervenire su un bambino capriccioso, nel momento in cui allontana il proprietario riesce a fare molte più cose. Quindi avere un proprietario che già capisce questi meccanismi, senza voler per forza essere presenti, a volte ci aiuta a non perdere tempo. Ancora una volta il tempo è il nostro nemico, quindi altre situazioni, ecco qua, vi ho messo un paio di vignette che facevo in un blog quando lavoravo a Cagliari, che un po' rappresentano la nostra vita di tutti i giorni. A volte ci troviamo a dover spiegare ai proprietari delle cose che dovrebbero essere, insomma, logiche. Nel momento in cui ho un animale che ha una grave patologia e ho bisogno di fare un'ecografia senza avere il pelo magari sporco di sangue, di terra o di bava, se il cane ha vomitato, che mi impedisce di avere delle informazioni da un'ecografia, avere un proprietario che si mette contro al fatto che sto rasando il cane, significa che uno non ha capito bene la reale entità del problema. Ora io col tempo ho imparato a spiegare queste cose ai proprietari, però comunque è tempo che io devo sottrarre al mio intervento sull'animale, dover spiegare queste cose, no? Quindi se un proprietario capisce queste cose, lo capisce subito, è assolutamente per noi un grave aiuto. È un grande aiuto. E un'altra cosa è quando noi chiediamo delle informazioni, soprattutto telefonicamente, magari vogliamo un pochino arrivare al punto.
e il proprietario deve cercare un pochino di filtrare quelle che sono informazioni. Per cui abbiamo o dei proprietari che sono estremamente parchi di informazioni, o altri che invece ci raccontano tutto da quando hanno adottato il loro animale fino al 18° anno di età. Quindi insomma dobbiamo cercare, a volte se siamo in più di uno in pronto soccorso, magari uno dei colleghi si occupa di raccogliere l'informazione, perché poi sono tutti dettagli estremamente importanti che magari raccogliamo in un secondo momento. Vi dicevo del trauma, che è la condizione che più frequentemente noi affrontiamo in pronto soccorso. Con trauma si intende una variegata quantità di condizioni, sia in termini di dinamiche, quindi l'incidente automobilistico, le cadute dall'alto, le colluttazioni fra gli animali, per fortuna meno frequentemente che, per esempio, negli Stati Uniti, l'interazione tra gli umani e gli animali, dove le ferite da arma da fuoco sono all'ordine del giorno, da noi al limite sono associabili a incidenti di caccia. La gravità può essere da lieve a fatale, quindi. E spesso questo non è subito evidente quando noi vediamo l'animale, cioè ci sono delle condizioni che sembrano drammatiche, per esempio tornando agli animali piccola taglia, il chihuahua si è tagliato un'unghia e che sembra che stia morendo, oppure hai il segugio estremamente stoico che è diviso a metà e non si lamenta, che è stato magari aggredito da un cinghiale e non si lamenta. Quindi non ci possiamo basare soltanto su questi primi elementi. Per questo il mio consiglio, quando sento al telefono una persona che mi racconta, un proprietario che mi racconta di un trauma, invito sempre a portare l'animale in pronto soccorso, affinché si possa valutare anche ciò che non è evidente esternamente. Per esempio, l'emorragia può essere evidente esternamente, ma molto più pericolosa è l'emorragia interna, che noi non vediamo all'esterno e può essere molto grave. Per cui il nostro atteggiamento è quello di un indice di massimo sospetto, cioè noi ci comportiamo nei confronti dell'animale traumatizzato, ma in generale in pronto soccorso, come se questo, il nostro paziente avesse subito un danno a 360 gradi, come se non funzionasse nulla in questo animale, in modo tale da non escludere niente e quindi valutare l'animale in maniera sistematica. Se anche il cane zoppica, per esempio, la sua zoppia, anche con la peggiore delle condizioni, quindi una frattura che il proprietario percepisce essere una cosa molto grave, in realtà difficilmente metterà in pericolo di vita il cane. Per cui dobbiamo andare ad indagare altre cose che possono essere più nascoste, più subdole. E questo lo possiamo fare soltanto avendo il paziente in pronto soccorso, non telefonicamente. Però essere capaci di spostare un animale che ha subito un trauma non è semplice. Per esempio, un animale che potrebbe aver subito un trauma alla colonna vertebrale, potrebbe spostare questo animale, anche trasportarlo in ospedale, in cui insomma si immagina che il proprietario che sta portando il proprio animale che si è paralizzato a seguito di un incidente non stia andando a 30 all'ora e non stia cercando di evitare tutte le potenziali buche che può trovare nella strada, stabilizzare il paziente, quindi come in questo caso con un cane che è stato portato con una tavola legato con il nastro da imbianchino, comunque impedisce che si muova il cane, che quindi possa ulteriormente traumatizzare la colonna vertebrale, se per esempio c'è una lussazione minima o una frattura minima, quindi esacerbando il danno se il cane si agita, anche perché vi dicevo che non possiamo parlare con i nostri pazienti per chiedergli che cosa provano, ma non possiamo parlarci neanche per dirgli di stare tranquilli, cioè di non agitarsi. Un animale che stava correndo, che improvvisamente si trova ad essere impedito nel movimento, è un animale estremamente angosciato, oltre a potenzialmente avere dolore. E quindi un modo per doverlo tenere sotto controllo potrebbe essere vincolarlo in questo modo, un po' come fanno, insomma, i paramedici quando intervengono negli incidenti automobilistici. Con una cosa che può dare abbastanza preoccupazione è l'emorragia, per esempio a carico di un arto o l'epistassi. Ora è difficile che un animale muoia dissanguato, per quella della mia esperienza, per una emorragia semplice a livello di un arto. Una cosa che può fare il proprietario a casa è innanzitutto distinguere se siamo di fronte a un'emorragia arteriosa o venosa. L'arteria pompa il sangue a pressione, il sangue arterioso ha un aspetto rosso vivo, per cui usare un laccio emostatico a monte dell'emorragia, in quanto il sangue arterioso va dal cuore verso la periferia, ci può permettere di bloccare l'emorragia. Diverso invece è l'emorragia venosa, un'emorragia che defluisce in maniera più lenta, il sangue è più scuro,
in quel caso il laccio va messo a valle, cioè al contrario di quello che noi facciamo quando dobbiamo fare un prelievo, dove invece vogliamo evidenziare il vaso. Un'altra condizione stressante in pronto soccorso è il cane che perde sangue dal naso, che ha epistassi, perché se noi perdiamo sangue dal naso stiamo fermi, solleviamo la testa. Se il cane perde sangue dal naso invece non fa altro che continuare a leccarselo, a fregarselo, a starnutire e quindi a esacerbare l'emorragia. Una cosa che può fare il proprietario è per esempio usare del ghiaccio, appoggiarlo sul dorso del naso, il ghiaccio vasocostringe e quindi impedisce l'esacerbarsi dell'emorragia. Poi si possono usare anche delle strategie, magari non descritte nei testi, ma che a me è capitato anche di usare come cane di grossa taglia con un'emorragia, mi è capitato di usare un assorbente interno da donna che ho messo nella narice e che ha bloccato efficacemente l'emorragia. Un po' bisogna anche ingegnarsi in alcune situazioni. Poi, scusate, sto facendo il bordello. Si vede? Sì. Ci siamo. Ecco, poi anche i corpi estranei. Ora vi ho messo due casi un po' estremi, però per esempio il primo caso che è un Weimaraner che ha un aculeo di riccio incastrato nell'orbita dell'occhio, sicuramente insomma viene percepito come qualcosa di urgente. Il cane era abbastanza indifferente a questa condizione, è arrivato scodinzolando. Però magari estrarre alla cieca quel corpo estraneo potrebbe creare dei problemi, perché magari quel corpo estraneo sta tenendo occluso un vaso, nel momento in cui noi lo estraiamo possiamo creare un'emorragia dietro l'occhio non evidente che può essere fatale, perché dietro l'occhio c'è il cervello, quindi possiamo creare dei problemi gravi. Hanno fatto bene i proprietari a non estrarlo. Il caso a destra è un caso che assolutamente è stato e viene portato magari, ecco in questo caso era stato portato dai vigili del fuoco che giustamente si sono comportati come avrebbero fatto con una persona. Hanno portato l'animale impalato in pronto soccorso, segando, tagliando l'estremità del tronco, che dovrà essere indagato magari con un attacco per capire quali strutture sono state interessate, e sicuramente sarà un chirurgo ad occuparsi di estrarre dopo aver eseguito una toracotomia e aver controllato tutte le strutture che questo corpo estraneo sta tenendo integre. Sicuramente una cosa che io consiglio è di tenere in degenza l'animale almeno per 2 giorni, perché ci sono alcune condizioni, come per esempio l'interessamento di organi addominali, che possono essere molto subdole nel manifestarsi e quindi richiedono un'osservazione continua. L'addome è una struttura non protetta come può essere il cervello che si trova all'interno del cranio, che è una scatola rigida, o il torace che invece ha una gabbia toracica rigida ma elastica che attutisce il trauma. In addome ci sono organi molto vascolarizzati che possono sanguinare, pensate ai reni, al fegato, ci sono organi che contengono liquidi, che contengono materiale che se viene riversato libero in addome può creare dei danni importanti, pensate alla vescica, pensate allo stomaco, all'intestino o alla cistifellea, che è la sacca che contiene la bile a livello dello stomaco, che possono essere danneggiati, per esempio. L'esempio che vi ho fatto, il cane grande che aggredisce un cane piccolo, può a fronte di lesioni non visibili esternamente, perché magari giocando il Labrador che gioca col Chihuahua lo prende come se fosse una pallina, lo scuote, non stringe tanto da creare delle ferite esterne, però può creare dei danni interni non indifferenti da schiacciamento. E quindi assolutamente quelli sono cani che vanno monitorati attentamente. Questa è un'altra condizione che preoccupa spesso il proprietario. Ora, a parte casi veramente eclatanti come queste 2 condizioni, cioè il cane che ha mangiato un guinzaglio o che ha mangiato una paperetta, il più delle volte, per fortuna, soprattutto se sono cani di grossa taglia, non è una condizione urgente. Insomma, se gli altri apparati sono a posto, non è una condizione urgente. È urgente magari il corpo estraneo che si trova nelle vie aeree, però difficilmente arriva in pronto soccorso, nel senso che poi vi farò vedere che cosa può fare il proprietario in quelle condizioni. Più delle volte un corpo estraneo non è sempre così visibile in radiografia, per esempio in radiografia vediamo bene i corpi estranei metallici, le pietre, in ecografia vediamo meglio altre cose, per cui spesso le 2 indagini sono complementari. Vi ho messo l'immagine del cane in basso a destra, che è un boxer che ha un atteggiamento che viene detto del cane in preghiera o del musulmano, che è facilmente distinguibile dal cane in atteggiamento di gioco, perché è un cane che comunque è a disagio, un cane che gioca, scodinzola ed è felice. Il cane che ha l'atteggiamento a preghiera ha
un forte dolore alla parte anteriore dell'addome, quindi potrebbe avere una gastrite, potrebbe avere una pancreatite. È comunque un qualcosa che se il proprietario riconosce è assolutamente d'aiuto, nel senso che sicuramente se il proprietario mi descrive un atteggiamento di questo tipo, gli dico di correre in pronto soccorso. Michele, c'è una Poi, domanda, scusami, riguardo dimmi. al bendaggio. Si può fare un bendaggio specifico per limitare la fuoriuscita di sangue da una ferita arteriosa, oltre al laccio emostatico? Chiede Sì, Nadia Lunardelli. l'importante è che venga interessato nel bendaggio la parte superiore alla ferita, cioè a monte della ferita. In quel caso c'è un bendaggio compressivo con una garza che comunque assorbe il sangue, ma crea anche un tappo, e poi un bendaggio, insomma, non eccessivamente stretto, ma che comunque, o almeno stretto fino a quando non viene visionato, fino a portare l'animale in pronto soccorso. Poi molte volte, se la coagulazione funziona bene, l'emorragia viene tenuta sotto controllo in tempi rapidi. Insomma, non... E vi dicevo, in alcuni casi è necessario dover utilizzare degli strumenti più avanzati come l'endoscopia. Noi entriamo con una telecamera all'interno del canale digerente o delle vie aeree e andiamo a vedere se c'è un corpo esterno che si può rimuovere. Sicuramente, essendo un'indagine che va fatta in anestesia generale, non è per noi raramente un'indagine di pronto soccorso. Sono pazienti che possono essere stabilizzati, che possono, insomma, essere monitorati prima di decidere di fare questa manovra invasiva. Anche perché, comunque, il nostro secondo handicap come veterinari, il primo appunto è la difficoltà di comunicazione col paziente, il secondo sono i costi che dobbiamo far affrontare al proprietario. Quindi è corretto che il proprietario venga messo di fronte anche ad un percorso che abbia una logica, sia anche in termini economici nell'affrontare, insomma, le condizioni. Ecco, vi dicevo, il corpo esterno nelle vie aeree difficilmente ci arriva in pronto soccorso, perché se c'è un'ostruzione alle vie aeree, a meno che il cane non stia passeggiando di fronte al pronto soccorso o il proprietario non abiti di fronte all'ospedale, purtroppo le tempistiche sono molto rapide. 3-5 minuti al massimo abbiamo di tempo se c'è un'ostruzione completa delle vie aeree. Per cui si può adottare quella che si chiama manovra di Heimlich modificata, che è la manovra di Heimlich, che è una manovra che ha salvato milioni di persone. È una compressione, una forte compressione sotto lo sterno, nell'addome, che permette di creare una pressione all'interno del torace che favorisce l'espulsione del corpo esterno. C'è da dire che un corpo esterno per fermarsi nelle vie aeree deve essere, insomma, è una condizione per fortuna rara, perché ci sono dei meccanismi difensivi, come per esempio la tosse, che è un meccanismo assolutamente di difesa molto efficace. Basta veramente una goccia di saliva o una goccia d'acqua che va di traverso per scatenare una tosse molto forte, molto potente, che è un salvavita dell'organismo. Vi ho messo prima la foto, anche se non parliamo del gatto, ve lo accenno poi quando parliamo del gatto, che è, vedete, questa è la bocca di un gattino aperta, alla base della lingua c'è un filo che fuoriesce, che è rimasto incastrato. Ora, sicuramente vi posso dire, senza aver paura di darvi una cosa, di darvi un'indicazione sbagliata, che se c'è un filo che fuoriesce dalla bocca o dall'ano del vostro animale, dovete assolutamente evitare di tirarlo, perché questo filo potrebbe essere l'estremità di un filo che arriva fino all'intestino, per cui tirarlo potrebbe significare far fungere da perno questo corpo estraneo attraverso il quale l'intestino si può invaginare. E questa condizione è una condizione molto seria, perché si chiama intussuscezione. Vedete che l'intestino si invagina come il guanto di un dito quando viene, come il dito di un guanto quando viene sfilato. Questa parte di intestino che si invagina va incontro a fenomeni di danno importante, perché non arriva un'irrorazione sanguigna corretta e quindi il tessuto va incontro a necrosi, cioè muore. Se l'intestino muore e si danneggia, si lesiona il contenuto dell'intestino, cioè le feci, i batteri, che stanno bene se sono dentro l'intestino, che è un organo costruito per fare questo mestiere. Se si riversano in addome, possono dar luogo a delle gravissime peritonite settiche, che sono condizioni pericolose, molto pericolose per la vita, e che si possono risolvere solo chirurgicamente. Quindi, Tra se l'altro non avete sappiamo all'estremità del filo che cosa c'è, potrebbe esserci un gancio, esatto, una qualunque cosa, assolutamente. quindi Se vedete assolutamente. un qualcosa che fuoriesce dalla bocca o dall'ano, non fate l'errore di tirare.
Può essere un filo, è uno dei motivi per cui non mi piace tanto il gatto che gioca col gomitolo, ma può essere anche una fettuccina di tessuto, insomma, qualsiasi. Ed è molto subdolo, tra l'altro, a meno che appunto non si veda esternamente come indagine diagnostica, perché ci vuole un certo grado di competenza per definire una radiografia o un'ecografia con un problema di questo tipo. Parliamo degli avvelenamenti. Sì, io non credo che riusciremo a parlare della tossina dello stomaco perché volevo parlare insomma in maniera un po' precisa di questo argomento che è Sì, poi ci importantissimo. saranno anche le domande, immagino, Infatti, perché quindi io tra l'altro parlo di. l'emorragia compressiva, l'emorragia può essere, può utilizzare un bandaggio compressivo. Lisa Ferrari ha appena risposto prima il dottore dicendo che sì, si può fare, basta che sia a monte dell'emorragia, quindi al Che limite comunque poi lo spiego. comprenda sia il monte che la valle, perché non sempre è così facile distinguere se sta sanguinando un'arteria o Certo. una vena, o magari possono sanguinare entrambe se c'è un taglio profondo. Certo. Allora, qua vi ho messo il caso, una fotografia di un. Fermiamoci ancora un secondo, scusami, Sì. prima dell'avvelenamento, perché c'è un'ulteriore domanda proprio sui vari fili. Come fare quando fuoriesce dall'ano un filo tipo corda del tappeto, cucciolo di boxer che mangia tutto? Non bisogna assolutamente estrarlo, bisogna fare delle indagini, possono essere anche soltanto clinico, di diagnostica per immagini, perché se il filo è soltanto nel colon, ora in un cane di grossa taglia, a meno che non si sia mangiato metri di cose, e mi è capitato, soprattutto con tipologie di cani così, estremamente giocherelloni, estremamente curiosi e a volte anche un po' imbranati. Quindi su questo aspetto qua. A casa può essere un rischio. Ora, diciamo che è più rischioso se fuoriesce dalla bocca, perché insomma, in un cane, soprattutto di grossa taglia, un corpo esterno che attraversa tutto il colon, è difficile che possa invaginarsi il colon. Il problema è se è interessato l'intestino tenue. Però io farei fare queste procedure a un veterinario per scrupolo, insomma, che se non altro tiene sotto controllo il paziente e può monitorare, insomma, le complicazioni. Perfetto. Ancora sui fili, prima scusami, Elisa Ferrari diceva intendeva direttamente sulla ferita, se l'emorragia si può schiacciare direttamente sulla ferita. Sì, basta mettere una garza sterile, Perfetto. in modo tale che poi coagulando non si crei poi un qualcosa che crea disastro su un bendaggio sporco, insomma. Ok. Allora, Roberta Mulonia chiede: se il mio cane gioca con le treccine di filo adatte per i cani, ogni tanto nelle feci trova il filo che esce dall'ano. È un problema? Allora, dipende, se devo parlare da proprietario direi di no, perché anche io lo faccio usare i miei cani, ma è così come quando do l'osso, quelli sintetici, cioè io sono uno che un po' predica bene e razzola male. Se dovessi dare un consiglio prettamente medico direi fate attenzione, insomma, che siano se non altro di qualità questi giocattoli, cioè che non perdano frammenti, soprattutto con cani perché comunque il cane ci gioca mordicchiando e strappando, quindi. Devono essere materiali di qualità, ecco. Rivolgetevi a dei negozi seri, affidabili, insomma, da quel punto di vista. Certo. Non posso dirvi, non fate perché il messaggio che io voglio dare non è tenete il cane in una campana di vetro, perché questo non ha senso, non ci si gode il cane. Certo. Ecco, ma dice anche il filo d'erba che è seguito dai bisogni, ecco, forse quello può essere un qualcosa che il filettino d'erba che esce dall'ano quando esce dai bisogni, No, puoi vabbè, filo d'erba. tirarlo via. Ok. Sì. È sufficiente Guarda che tagliare il filo. basta aspettare la successiva defecata per Ah sì, farlo certo. sparire, insomma. È sufficiente tagliare il filo man mano che fuoriesce? No. No, 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 Perché se se c'è un tiri. filo, no, no, non fate niente, portatelo. Piuttosto diventa. Io a volte dico al proprietario, portatelo, magari è una banalità. Vi diciamo, è una banalità. Però avete fatto bene a portarlo, piuttosto che dire avreste dovuto portarlo. Certo. Questa è una cosa Cla che mi sento di dunque sì. dire, insomma. Sarà 1 metro di filo tappeto. Io l'ho sfilato, grazie ancora, ho imparato una nuova cosa. Dice, beh, 1 metro di filo era lungo, un bel Eh po'. sì. È stato un po' un pericolo. Boh, andiamo avanti, per adesso non abbiamo altre domande. Allora, l'avvelenamento è un capitolo enorme perché vi dico spessissimo, il proprietario viene in pronto soccorso e dice mio cane è stato avvelenato. Per fortuna più delle volte non è così. Ora, io qua vi ho messo la foto di un caso molto grave, insomma, un cane che aveva subito un morso di vipera, che è un avvelenamento complesso, che io ho imparato a conoscere da quando sono qua in Piemonte.
e quindi abbiamo dovuto mettere in coma farmacologico questo paziente perché aveva sintomi neurologici, ha dovuto fare la dialisi e quant'altro. È un caso estremo, però rappresenta quello quanto può essere complesso l'avvelenamento, quanto può essere difficile per noi anche individuare qual è stata la causa. Per cui il discorso che noi facciamo è che se siamo di fronte a un paziente che si è avvelenato, a maggior ragione se il proprietario ha assistito all'ingestione del tossico, ma anche solo, se anche solo lo sospettiamo, noi medici in pronto soccorso ci occupiamo fondamentalmente di due cose. La prima è cercare di allontanare il veleno presente nell'organismo. E ci sono delle strategie per fare questo, alcune delle quali purtroppo poche si possono iniziare già a casa. E il secondo è gestire i sintomi, anche perché spesso quando il paziente ci arriva con i sintomi dell'avvelenamento, penso per esempio ai veleni che hanno competenza sul sistema nervoso, vuol dire che il veleno è già stato assorbito per la maggior parte, quindi abbiamo difficoltà ad allontanarlo dall'organismo e possiamo gestire solo i sintomi, sperando che non ci sia stata una grande quantità di veleno assimilato. Vi dico, gli animali di piccola taglia sono più a rischio perché? Perché basta meno veleno rispetto a uno di grossa taglia. Questo vale soprattutto per i farmaci ingeriti in maniera, diciamo, incidentale o per gli alimenti che possono essere tossici per gli animali. Cioè quello che può essere come quantità tossico per un chihuahua, in cui un cucchiaino è già una quantità importante, magari non lo è per un San Bernardo. Quindi sicuramente la taglia fa la differenza. Vi dico che l'avvelenato per ingestione è soprattutto un cane. Il protagonista di questi avvelenamenti è il cane. Difficilmente, la mia esperienza è rarissima di gatti che si avvelenino ingerendo il veleno. Il gatto è un animale molto più attento. Il cane esplora con la bocca, butta giù e quindi spesso ci arriva avvelenato perché ha ingerito qualcosa. Io di solito classifico i veleni in due grandi categorie. Il veleno per topi, che crea problemi di coagulazione del sangue, e i veleni che invece hanno effetto sul sistema nervoso. Queste sono le due grandi categorie di sostanze tossiche con le quali abbiamo a che fare. Il veleno per topi compromette la coagulazione perché fa consumare la vitamina K. La coagulazione del sangue è un evento molto complesso che si potrebbe rappresentare come una catena di eventi e di sostanze che entrano in gioco nel permettere al sangue di coagularsi. Un anello di questa catena è la vitamina K, per cui consumare la vitamina K spezza questa catena e quindi favorisce l'emorragia. E i sintomi quali sono? Possono essere molto evidenti, quindi emorragie esterne come sangue nelle urine, sangue dal naso, oppure più subdoli. Per esempio, difficoltà respiratorie, se abbiamo un'emorragia a livello polmonare. Qual è il problema con il veleno per topi? Che sono veleni che sono concepiti per ingannare un animale che come categoria rientra tra i più intelligenti in natura, che è il roditore. E quindi, anche se nelle esche erraticide c'è scritto che non è appetibile per i cani, secondo me se è appetibile per un roditore lo è anche per un cane. Inoltre sono veleni che agiscono lentamente. Cosa significa? Che sono concepiti per le dinamiche che esistono nelle colonie di ratti, no? Di roditori, in cui ci sono degli esploratori che vanno nell'ambiente, che assaggiano se c'è del cibo e poi tornano, insomma, a rendere edotti il resto della colonia. Se il ratto che è esploratore morisse subito, non darebbe questa informazione alla colonia. Invece il veleno è concepito per agire in ritardo in modo tale che il ratto vada poi a morire quando torna nella colonia. Quindi uccidendo e facendo fuori gli esploratori si derattizza l'ambiente, perché comunque gli altri componenti della colonia, se muore l'esploratore, si allontanano. E questo succede anche nei nostri animali, per cui un cane che mangia il veleno per topi potrebbe avere sintomi a distanza anche di settimane dall'ingestione del veleno. Per cui spesso arriva il proprietario: il mio cane ha mangiato veleno per topi. Ok, possiamo provare ad allontanare il veleno, impostare una terapia, ma non avremo sintomi, difficilmente avremo sintomi sia evidenti che dagli esami del sangue. Quello che noi appunto dobbiamo fare è valutare la gravità dell'anemia e della coagulazione, e somministrare subito l'antidoto. È uno dei rari casi in cui abbiamo la possibilità di dare un antidoto. In alcuni casi abbiamo necessità di fare una trasfusione. È una delle condizioni in cui la trasfusione può salvare la vita dell'animale, perché restituiamo ciò che è stato perduto, contestualmente gli diamo l'antidoto e quindi
diciamo che è una gestione in emergenza che può dare veramente delle soddisfazioni. L'importante è appunto rendersi conto del problema. Ci fermiamo soltanto un Sì. secondo perché ci sono un prima di passare ai veleni attivi sul sistema nervoso. Tu hai fatto soltanto un accenno agli emetici sostanzialmente e quindi Ma non ne parlo dopo ne parli abbondantemente. dopo. E allora vai avanti, vai avanti, vai, vai. Volevo fare prima diciamo, un excursus su tutte le Vai, vai, vai. tipologie di veleni e poi Scusami. quello che faccio. Allora, i veleni che agiscono sul sistema nervoso sono veleni normalmente utilizzati appunto in agricoltura o come insetticidi, quindi sono usati per eliminare degli organismi molto semplici, che hanno un sistema nervoso molto semplice, per cui i loro effetti deleteri sul sistema nervoso di organismi complessi, come può essere un cane, vanno ad interessare delle strutture del sistema nervoso molto primordiali, che controllano le funzioni cosiddette vegetative, quindi anche la respirazione, la funzione cardiocircolatoria, quindi i sintomi possono essere molto drammatici. E possono essere molto variabili, anche qui dipendenti spesso dalle dimensioni dell'animale. Spesso a noi arrivano purtroppo che hanno già il sintomo neurologico, cioè la crisi convulsiva, per cui noi siamo nella condizione di dover prima di tutto tenere sotto controllo questo sintomo e poi dopo provvedere o contestualmente ad allontanare, vi dirò come, l'eventuale tossico ancora presente. Morso di serpente, vi ho detto, è un avvelenamento complesso perché il veleno di serpente può dare problematiche coagulative, problematiche di funzione d'organo, problematiche neurologiche. E anche qui, ancora una volta, il cane è sicuramente più a rischio. Il cane ficca il muso, mette le zampe e quindi viene morsicato in queste strutture, insomma, quindi può dare anche dei sintomi di interessamento sistemico a distanza dall'avvenuto morso, a meno che il proprietario non abbia assistito, insomma, quindi spesso interveniamo in maniera tardiva. Piante tossiche, ce ne sono alcune che sono un pochino demonizzate, in effetti, insomma, per diventare mortali la quantità che deve essere ingerita è abbastanza importante, insomma, quindi diciamo che il più delle volte si può stare relativamente tranquilli, anche lì il cane di piccola taglia può essere leggermente più a rischio, insomma, però un proprietario di solito il proprietario del cane di piccola taglia è più attento, ce l'ha sempre più sotto controllo l'animale, quindi diciamo che compensa il fatto magari che un cane di piccola taglia, di grande taglia, di grossa taglia sia all'esterno e possa sgranocchiarsi una pianta in maniera più indisturbata. Questa è un'altra condizione che ci capita. Ecco, in merito a questo argomento vorrei solo dire una cosa. È un tossico non grave per la sintomatologia che dà, però è necessario che noi sappiamo che è avvenuta questa cosa. Cioè un consiglio che io vi do, noi non abbiamo nessun interesse a denunciare cose di questo tipo, ci interessa occuparci dei nostri pazienti, per cui non mentite al veterinario se è successa una cosa di questo tipo. Magari usate la scusa che viene usata più frequentemente, cioè sono andato in un parco dove hanno lanciato dell'hashish, che è una cosa che succede raramente, insomma, è difficile che uno spacciatore lanci della droga o lo metta lì a disposizione dei cani. Però se noi non, se a me arriva un cucciolo steso, collassato e non so perché, devo fare tutta una serie di indagini, devo sottoporlo magari a delle terapie anche invasive e costose per il proprietario, laddove se io so, guardi, ha mangiato un pezzettino di hashish, lo metto in fluidoterapia nell'arco di poche ore, una nottata al massimo, abbiamo risolto il problema. E quindi è importante che, insomma, dire la verità ai medici. Questo vale sia per i medici umani che per i medici veterinari. Assolutamente non utilizzate i farmaci. Vi ho fatto l'esempio prima della tachipirina, che è un farmaco che noi prendiamo con estrema facilità, ma per esempio, utilizzato in un animale che è ipertermico ma non ha la febbre, può creare una marea di problemi. Quindi non usate dei farmaci che anche se noi usiamo banalmente ci può sembrare che non siano pericolosi, a parte che anche per l'uomo possono essere pericolosi, ma il metabolismo, la funzione degli organi dei nostri animali è diversa da quella dell'uomo. Per cui esistono dei farmaci apposta per il cane proprio anche per questo motivo. Per cui piuttosto, se avete un dubbio, rivolgetevi comunque al veterinario. Anche perché alcuni farmaci ci rendono difficile poi le indagini diagnostiche. Vi faccio l'esempio del cortisone. Voi somministrate il cortisone alla cieca, poi abbiamo tutta una serie di difficoltà diagnostiche successivamente.
Ecco, qua è per tornare a quello che chiedevi prima. Sì, allora, Esattamente, ce ne sono vari di quello che domande, posso diciamo. io consigliarvi è evitate l'acqua col sale perché può creare a volte delle gastriti peggiori della sostanza tossica, perché comunque esiste proprio l'avvelenamento da sale, è più difficile da dosare. Piuttosto a casa, ma vi dico anche se non è una condizione molto ortodossa, potete usare l'acqua ossigenata. Certamente dovete avere un animale collaborativo perché ficcare in bocca, voi pensate di dover fare 1 o 2 millilitri di acqua ossigenata ad un mastino napoletano, quindi significa che dovete dargli l'intero flacone per avere un effetto terapeutico. Se questo cane non è abituato o non si fida delle vostre manualità, può essere anche pericoloso. Tra l'altro, l'acqua ossigenata, se va di traverso, se viene inalata, può creare dei danni molto importanti all'apparato respiratorio. Perché crea delle sostanze che si chiamano radicali liberi, che possono danneggiare molto gli alveoli polmonari. Quindi vi dico, si può fare un tentativo una volta, se non funziona, e si è assistito, tra l'altro, all'ingerenza. Io vi dico, vi consiglio di provocare il vomito solo se avete assistito all'ingestione, ma comunque chiamate il veterinario, perché il veterinario potrebbe dirvi no, con questo tipo di veleno non provocate il vomito, perché potrebbe essere più pericoloso. Sono alcune sostanze, come per esempio alcune sostanze caustiche, che se vengono ingerite e vanno nell'ambiente gastrico, magari vengono tamponate dalla cavità dello stomaco, ma se vengono vomitate possono creare una marea di problemi all'esofago, alla faringe, alla laringe, alla bocca, strutture che non sono costruite per avere un ambiente con questa acidità. Quindi comunque sentitevi col veterinario e vi dirà, sì, ok, potete procedere a provare a somministrare l'acqua ossigenata. Assolutamente non mettete le dita in gola ad un cane se volete continuare ad usare le mani nella vita, ancora meno ad un gatto. Se invece vi devo dare veramente un consiglio, piuttosto lo portate dal veterinario. Ci sono dei farmaci che possono provocare il vomito con maggiore sicurezza. Quindi, insomma, il mio consiglio è sempre quello: cercate di portare dal veterinario un animale. Se noi abbiamo il sospetto che ci sia in contatto con il veleno, facciamo la lavanda gastrica. È una procedura che va fatta in anestesia, perché dobbiamo proteggere le vie aeree. Riusciamo così ad allontanare quello che è ancora rimasto nello stomaco, che magari è già nell'intestino, quindi fare dei clisteri, e somministrare, per esempio, delle sostanze che, legano il veleno, come per esempio il carbone attivo. Il carbone attivo viene detto adsorbente, cioè il contrario che assorbente. Nelle sue porosità può catturare il veleno e quindi permettere di eliminarlo con le feci. Tra l'altro, tenete presente che ci sono alcuni veleni, come la metalderia, il veleno per le lumache, che anche dopo la lavanda gastrica vengono in parte il fegato, che è un organo che ha un grande compito, tra l'altro, tra gli altri, quello di detossificare il sangue, si attiva subito in corso di avvelenamento e può creare con alcuni tossici delle sostanze che addirittura possono essere più velenose del veleno stesso e riversare questo veleno nell'intestino. Il motivo per cui, anche se a seguito di una lavanda gastrica il cane si è poi normalizzato, è andato tutto bene, è indicato proseguire per diversi giorni la terapia col carbone attivo proprio per evitare questo ricircolo tra il fegato e l'intestino che potrebbe rimettere in circolazione sostanze tossiche elaborate dal fegato. E poi noi, insomma, gestiamo tutti i sintomi collaterali legati all'avvelenamento. Se esiste l'antidoto, ma vi dico purtroppo, questo è difficile in pronto soccorso poterlo fare perché bisognerebbe identificare il veleno e non esistono grandi test alla CSI che ci permettano di dire al laboratorio dimmi che cosa c'è in questo cane dandogli il sangue. E dobbiamo sospettarlo noi, quindi fare delle indagini, diciamo, indirizzate. Ci sono dei casi in cui l'avvelenamento è così grave, come vi ho detto prima, che dobbiamo ricorrere al coma farmacologico per controllare i sintomi neurologici o a terapie molto più avanzate come la plasmaferesi o la dialisi che filtrano proprio il sangue dalle sostanze tossiche e restituiscono un sangue pulito. Certamente terapie molto più invasive e molto più costose, ancora una volta torniamo lì. Sicuramente che stanno diventando sempre più diciamo disponibili e a disposizione dei centri di pronto soccorso e ospedalieri, insomma. Assolutamente la tempestività negli avvelenamenti, ma in tutte le condizioni che vi ho detto,
fa la differenza tra la vita e la morte, perché stiamo lottando contro il tempo. Ci sono poi dei cibi che possiamo dare senza problemi, anche qui, sempre con l'indicazione del veterinario. I veterinari nutrizionisti fanno delle ottime diete casalinghe utilizzando tutti questi ingredienti, però devono essere ben bilanciati e quindi ci vuole l'indicazione di un veterinario che assista nella preparazione. E altri che magari noi diciamo mangiamo con più tranquillità, che possono essere pericolosi se non velenosi. Vi dico che anche qui la quantità fa la differenza, cioè il cioccolato per esempio, che è una cosa che preoccupa spesso, per essere tossico deve essere ingerito innanzitutto cacao puro, quindi cioccolato fondente, e poi in grandi quantità, lo stesso le cipolle, insomma. Per cui è sempre la quantità che fa la differenza. Mi sono capitati dei casi, per esempio uno Yorkshire che prendeva dei piccoli pezzetti di cioccolatino ogni giorno, che è arrivato con un avvelenamento cronico, nel senso che aveva una tachicardia cronica. Però insomma anche lì è un po' anche la logica di pensare di fronte a quale animale ci troviamo, per cui perché cosa è costruito per digerire che cosa, ecco, insomma un po' di ragionamento ci aiuta. La torsione la lasciamo per la prossima volta, sia perché è un argomento troppo importante. Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, tutto quello che abbiamo raccontato, come vi abbiamo scritto più volte sotto, abbiamo bluevet.com/dirette, potete scaricare la presentazione, l'attestato di partecipazione e anche un manuale di pronto soccorso che il dottor Massoni ha preparato per voi. E adesso arriviamo alle domande. Allora, dobbiamo tornare inevitabilmente sul sale, sull'acqua ossigenata, perché lo chiedono in molti. Io più che l'acqua e sale, che sicuramente ha un effetto inferiore, addirittura ho sentito dire del sale grosso, che effettivamente può funzionare in modo più efficace rispetto all'acqua e sale che è diluito, ma anche qui una sola volta, se non funziona lo si porta al veterinario. L'acqua ossigenata per esempio sui brachicefali, creando tanta schiuma, potrebbe creare un senso magari di fastidio molto importante. Michele, ti chiedo? Sì, il brachicefalico ne parleremo abbondantemente al prossimo incontro, quando parleremo del colpo di calore. È una tipologia di paziente che è privo praticamente delle difese, delle prime vie aeree, per cui è anche vero che convive con delle condizioni estreme, per cui magari dà più soddisfazione quando ha problemi, si cerca di aiutarlo, però non so, eviterei di... Ecco. Anche perché, insomma, dipende molto anche dall'esperienza e dalla manualità del proprietario, certo, ma anche dalla confidenza che il cane ha nei confronti del proprietario. Certo. E questo è uno degli elementi di, diciamo, di logica che deve entrare nella testa del proprietario, che di fronte alla preoccupazione del momento deve comunque mantenere lucidità e dire: ma faccio più danno o è meglio che faccia fare, insomma, a chi ha meglio il controllo della situazione. La cosa migliore in assoluto in queste situazioni è chiamare il veterinario e andare in un pronto soccorso. Allora, anche solo per avere una guida telefonica, non è che io sto obbligando a spostarsi, insomma. No, certo. Il pronto soccorso sa farsi un'idea anche al telefono, è sempre meglio vedere i pazienti, perché poi al telefono è difficile trarre conclusioni. Chiaro. Allora, Elisa Ferrari, gli è successo che in pieno lockdown il suo cane si è mangiato 18 pastiglie di Rimadil, così, giusto per divertirsi. Dunque, dopo quanti giorni si possono avere sintomi di avvelenamento da rodenticidi? Ne avevi già detto che possono passare molti giorni. Alceste Uber chiede: se il cane lecca sul pavimento, se ci possono essere dei problemi con prodotti usati per la pulizia del pavimento? Ma allora, sì, ma dipende sempre anche qui dalle quantità, cioè a meno che non vada a bere dal secchio dove è stato messo il prodotto. Mi è capitato magari un po' di irritazioni al cavorale quando veniva usata la candeggina, però di solito sono quelli che si usano in ambiente domestico, sono prodotti che dovrebbero avere un certo grado di sicurezza, insomma, a meno che non si usi l'acido muriatico, però insomma... Certo, assolutamente. Certamente anche lì fa la differenza la dimensione, ecco, insomma. Chiaro,
Assolutamente. Marco Coraglia ti fa i complimenti perché spieghi cose molto complesse facendo capire tutto. Saluto Marco, che è un amico. Perfetto. Una domanda sulla vipera. Se mi trovo in montagna lontano dal veterinario, da un pronto soccorso, cosa posso fare con il morso di una vipera? Posso portarmi delle fialette per iniezione di cortisone? Roberta Molonia. Allora, questa è un'ottima domanda, nel senso che bisogna capire se veramente il cortisone possa servire a qualcosa, nel senso che una delle cose che fa il veleno di vipera è la vasodilatazione, che poi crea appunto l'edema polmonare e una marea di altri problemi. Quindi già di per sé, se c'è vasodilatazione, i farmaci sono assorbiti male, soprattutto se sono iniettabili. Il cortisone può servire se c'è gonfiore o edema del primo tratto delle vie aeree, quindi se il cane viene morsicato vicino al punto dove che poi va a gonfiarsi, però vi ho detto che normalmente il cane viene morsicato o nel muso o nelle zampette, difficilmente nella gola, per cui secondo me, anche perché per esempio le dinamiche anche di allontanare il veleno con succhiandolo, insomma, queste cose che si trovano purtroppo sono poco efficaci perché è un veleno che si assorbe molto rapidamente a livello dei capillari, per cui anche perché le fiale di cortisone sono di solito, per esempio, sono fiale ad uso umano il più delle volte, e quindi anche la farmacologia di queste sostanze nel cane è diversa e non ha la stessa efficacia che ha nell'uomo. Forse è più facile dare una compressa e più efficace perché l'intestino non è ancora stato interessato da questo meccanismo, è un farmaco che magari agisce un pochino. Di solito quelli iniettabili sono per condizioni iperacute, mentre invece il veleno di vipera è un veleno che dà delle problematiche gravi nelle ore successive, quindi non potendolo allontanare in maniera anche efficace, io direi comunque di recarsi dal veterinario che farà poi tutte le valutazioni del caso. Il problema è che sarebbe ideale avere il siero antivipera, ma è difficile procurarlo. Non c'è più, infatti. Quello sarebbe una cosa da portarsi dietro. I collari antipulci possono con il tempo essere un veleno per i cani, visto che si trovano vicino al naso? Ma allora, anche qui vale tanto la qualità dei prodotti. Quello che dico io è che i collari antipulci hanno una concentrazione di principio attivo che è studiata e concepita anche per essere rilasciata nel tempo. Sicuramente raggiunge delle concentrazioni più importanti vicino al collo e quindi può in alcuni cani di grossa taglia non essere tanto efficace nelle parti più distanti, per esempio la coda e le zampe. Il massimo di tossicità che può avere è una reazione dermatologica, certo, ma proprio da contatto. Sì, a meno che non ci sia proprio una situazione allergica, e allora lì qualunque cosa può essere. Può capitare se ci sono cani conviventi che un altro se ne mangi dei pezzetti. Chiaro. Può il cane avvelenarsi con la sabbia del gatto oppure può causare allergie? No, credo che possa avere soltanto delle costipazioni. Perfetto, ok. Ci sono i cani a cui piace mangiare la cacca dei gatti. C'è un cane a cui non piace? Mi domando se c'è un cane a cui non piace. Per quello che io dico, il gatto è un mondo a parte, quindi fa proprio visto a parte, perché è un altro mondo. L'uovo crudo può aiutare a provocare il vomito? Ma sì, è un'altra delle cose che si... Ma è come qualsiasi cosa disgustosa può aiutare a provocare il vomito, in realtà. Per cui io posso dare, poi bisogna capire anche che cosa è disgustoso per l'uomo e cosa lo è per il cane, perché così come non è efficace mettere il muso di un cucciolo sull'urina o sulla cacca per rimproverarlo, dato che appunto, come abbiamo detto, per molti è una prelibatezza, trovo anche molto indaginoso somministrare l'albume d'uovo. No, infatti. Tra l'altro l'uovo crudo, vabbè, comunque. Mi è capitato che il cane morda un rospo che ha fatto tutta una saliva biancastra, ho lavato la bocca con l'acqua corrente. Ha sbagliato, Roberta Molonia? No, l'acqua corrente non è mai sbagliata, è lo stesso che facciamo noi quando vogliamo pulire il cavo orale, le parti anche dal sangue, per esempio. I rospi hanno dei meccanismi di difesa, per cui hanno queste patine irritanti che possono essere invitanti per il cane, ma hanno un meccanismo
di salvaguardia, un po' come le processionarie, ecco, che hanno questa peluria estremamente irritante. La processionaria è una gatta da pelare importante per il medico di pronto soccorso, perché inizialmente non dà tanta evidenza e quando ci arriva ha già innescato dei danni importanti. Sì, tra l'altro è adesso il periodo proprio. Sì, dei cagnoni che hanno perso proprio la lingua. Sì. Sempre tipologia Labrador Golden, insomma, sono quelli più... Ecco, Fabiola Petrone dice che il suo veterinario gli aveva detto di dare un cucchiaio di acqua ossigenata al labrador di 4 mesi dopo aver ingerito un sacchetto di plastica tutti, ma solo se l'aveva ingerito entro mezz'ora. Ma allora, io in linea di massima, se si è ingerito un corpo estraneo, tendo a riflettere sempre se sia il caso di provocare il vomito, perché se questo corpo estraneo è arrivato allo stomaco, potrebbe essere meglio che se questo corpo esterno si blocchi in esofago e magari vada a schiacciare la trachea e a ostruire le vie aeree. Quindi io di solito, se c'è un corpo estraneo che il proprietario ha visto che è stato ingerito, non me la sento di consigliare il vomito, se non sotto stretta osservazione in pronto soccorso con dei farmaci. Certo. Perché poi purtroppo ho avuto esperienza, non diretta mia, ma riportata, di corpi estranei che poi, per esempio, una pietra che era nello stomaco, nel tentativo di farlo vomitare, si è bloccato in esofago e poi ha ostruito le vie aeree, perché poi l'esofago è una struttura morbida. La trachea, certo, nella parte in cui entra è vincolata all'esofago, è a sua volta morbida, quindi si può schiacciare e non far passare, esatto, bene l'aria. Qui parliamo invece di ostruzioni a livello delle respiratorie. Il mio veterinario mi ha prescritto aerosol con cortisone umano per restringimento della trachea. Ora mi sorge il dubbio se questo era giusto oppure sbagliato. Perché? No, è giusto, si usa il fluticasone o il beclometasone, cioè il Clenil plus Spiral, che sono dei farmaci che non esistono ad uso veterinario, per cui, però sempre su indicazione, giustamente su indicazione di un veterinario, si possono utilizzare dei farmaci ad uso umano. Tra l'altro questi sono cortisoni che agiscono topicamente, no? Cioè agiscono nell'apparato che non sta funzionando, ma vengono poco o nulla assorbiti a livello sistemico, un po' come alcune pomate ad uso topico che hanno un basso assorbimento sistemico. Diverso è l'iniezione o l'ingestione, per cui l'aerosol è un farmaco che è una terapia che uso tantissimo in terapia intensiva, quindi con questi farmaci qua, quindi è assolutamente, certo, giusto. Qualcuno consiglia il tè verde per vomitare? Non sapevo. Sapevo che era un antiossidante, ma che fosse. Ok. Giulia Zara ti ringrazia per la serata veramente interessante. La torsione, sì, sarà il 6 aprile, esattamente, Fabiola. Francesca Schianchi, mi sono collegata tardi, avete parlato delle crisi epilettiche? No, ne parleremo nella prossima serata, giusto? Se facciamo in tempo, sì. Se no ne faremo una terza, assolutamente. Sì, ma i momenti sono tanti, poi insomma anche le domande sono interessanti perché aprono degli spunti, quindi certo. Direi appunto che se ci sono delle domande che non riusciamo a rispondere oggi, assolutamente prima, sì, o poi riusciremo a rispondere. Insomma. Vanno avanti sempre nel morso di vipera, cosa fare nell'immediato, se si è nel bosco, evitare che il cane cammini può essere utile per non far circolare il veleno, bendarlo con l'arce emostatico? E ancora sempre iniezione di cortisone o adrenalina, o il cortisone peggiora la situazione? Ne abbiamo parlato prima del cortisone, forse. L'adrenalina è un farmaco, sì, è un farmaco che è difficile da dosare. Esatto. Cioè esistono le formulazioni per gli esseri umani che hanno storia di anafilassi, però non me la sentirei di consigliare di averlo nell'arsenale di uno che va a passeggiare. Diciamo che avere un cane educato che risponde ai richiami è già un grande aiuto per averlo sotto controllo. Purtroppo questa è un'evenienza che, insomma, anche la persona stessa può essere in pericolo da quel punto di vista. Per cui l'accio emostatico perché comunque crea stasi venosa e quindi potrebbe congestionare e quindi favorire poi anche la vasodilatazione. È vero che impedisce il circolo arterioso, quindi la diffusione del veleno, ma veramente temporaneamente, quindi può essere una cosa se di lì a 10 minuti si riesce ad arrivare dal veterinario.
Esatto, quindi poi ci sono Giulia che ti dice spiegazioni fantastiche, grazie mille, argomenti trattati molto interessanti. Luca Fanni, complimenti dottor Massone, un grande perché qua veramente da leggere perché un Vabbè, grande Luca è un collega ed è un grandissimo amico, quasi un fratello, quindi lo saluto con affetto. Ok, va bene. Allora, grazie Micheli, complimenti per l'estrema chiarezza. Qua ci sono tutti gli amici, vabbè, ma non vale. Esatto. Sono solo amici questi, e parenti. Allora, verissimo, il dottor Massoni spiega benissimo. Esistono cassette di pronto soccorso in commercio per cani, in particolare da soccorso, o quantomeno una lista di oggetti e sostanze, a parere del dottore. Forse questa lista, scusami, l'hai messa nel tuo manuale, né? Per cui. Sì, Se lo scaricate. sicuramente insomma tutto quello che avreste voi a disposizione, quindi garze, cerotti, acqua ossigenata, soluzione salina che può aiutare per esempio per pulire gli occhi, per pulire strutture delicate, siringhe senza ago, di quelle siringhe con cono, quelle che si usano per assistere nell'alimentazione, e soprattutto educare il cane da cucciolo a farsi fare le cose. Perché poi quando sarà adulto vi servirà non solo in emergenza, perché l'auspicio è sempre che i nostri cani vivano almeno 20 anni, quindi sarà quasi scontato che dovremmo fare qualche terapia in vecchiaia, no? Avere un animale che è capace di farsi curare è un grande aiuto, insomma. Dunque, ne abbiamo parlato un po' all'inizio, quali sono i sintomi, diciamo così, di gravità? Per esempio, si ricorre Allora, alle tette. in Vai, ordine vai. di importanza, se respirano male, secondo, estrema debolezza, prostrazione, certamente in base all'animale che abbiamo davanti, perché se io ho un Basset Hound che dorme 18 ore al giorno, non mi allarmo se dorme 18 ore e mezzo. Se ho un Jack Russell che non vuole giocare, mi preoccupo. Quindi lì il proprietario è assolutamente lo strumento che noi abbiamo a domicilio per poter gestire questa emergenza. Quindi il cane che collassa perché può esserci implicato il cuore o il cervello, però la respirazione è sempre qualcosa Da da valutare. preoccuparci, insomma. Laura è una collega, buonasera Michele, molto bravo. Che danni a lungo termine, esofago, stomaco e intestino dopo ingestione di processionaria oppure dopo averla vomitata subito? Allora, lì chiaramente i danni a queste strutture possono essere indagati solo con l'endoscopia. Di sicuro l'acido gastrico è un aiuto nel dissolvere, nel disintegrare, insomma, la processionaria. Per cui sì, a livello l'esofago di solito è rivestito da un muco protettivo, soprattutto nelle parti terminali. Però sì, ci possono essere delle esofagiti e l'entità dei danni si vede soltanto nelle giornate successive. Quindi se c'è rigurgito, se c'è ipersalivazione, sono pazienti che potrebbe aver senso indagare con l'endoscopia e capire se hanno bisogno di farmaci specifici, anti-ulcera, per esempio, insomma. Certo. Naso freddo e caldo è normale? Oppure bisogna Allora, preoccuparsi? il naso è un po' una leggenda metropolitana, nel senso Esatto. che purtroppo vi devo dire che ho visto cani in fin di vita col naso umido e freddo, e cani invece nel pieno del vigore col naso caldo. Basta portare un Labrador a giocare e il naso diventa caldo dopo pochi minuti. Quindi non è diciamo, uno strumento così utile che si possa correlare allo stato di salute. Mi è capitato anche di ricevere una telefonata. Ma il mio cane ha una ferita all'addome, l'intestino è fuori, ma il naso è freddo, lo devo portare? Sì, devi portarlo anche se il naso è freddo. Certo. Allora, Francesco D'Agrusso chiede per quello che riguarda la torsione splenica, ne parleremo, magari lo aggiungi alla torsione dello stomaco nella prossima diretta, perché Allora, la torsione splenica è una cosa che può essere tal quale, cioè può esistere tal quale, o può essere lo spostamento della milza, l'inginocchiata della milza, essendo un organo che è vincolato abbastanza allo stomaco, può seguire i movimenti anomali dello stomaco durante la torsione. Dice in che tempi bisogna agire, se ci sono problemi in anestesia, trasfusione è sempre utile. Questo comunque è un argomento che richiederebbe almeno un'ora, Ok, perché ci sono tante andiamo. implicazioni, poi insomma, non tutte di queste sono di pronto soccorso. A meno che non ci Certo. sia un'emorragia addominale, insomma.
Milena Giovagnoli chiede, sulla questione del collare, potrebbe col tempo creare irritazione alla gola? Se sì, ci sarebbe una prima irritazione cutanea. Sì, soprattutto se, per esempio, è un cane sensibile da questo punto di vista, e questo è molto individuale. Certo. Ribadisco, conviene comunque procurare dei prodotti di qualità, ecco, perché Chiaro. spendere un po' di più per un prodotto di qualità può vi far risparmiare. Un sacco di grazie perché hanno imparato moltissimo. Quando ingeriscono corpi estranei possono aiutare le patate lesse per espulsione nelle feci. È come la polenta, nel senso che Okay. sono degli alimenti che provocano massa e quindi possono aiutare, insomma, anche con il corpo esterno, ad avvolgere il corpo esterno. Dipende anche se l'animale è abituato a mangiare queste cose, perché se il cane è un animale abitudinario anche come funzione digestiva, per cui anche passando ad alimenti di qualità maggiore, a volte capita che si provochi un'enterite e una diarrea. Quindi lì dipende sempre da paziente a paziente. Diciamo che favorire l'espulsione delle feci, non ho capito se era riferito ad un corpo estraneo tridimensionale. No, generico, corpo estraneo generico. Sì, con alcuni corpi estranei può aiutare a avere magari cibo umido comunque che forma massa, però anche lì ribadisco, deve essere abituato a mangiare queste cose. Di sicuro vi Certo. dico, il riso in bianco non aiuta se si ha diarrea. Assolutamente no. Ecco. Volevo chiedere in quali casi si usa atropina come antidoto? L'atropina si usa tutte le volte che abbiamo avvelenamento con sostanze che creano problematiche alla frequenza cardiaca, no? Soprattutto rallentano la contrazione cardiaca, non sono farmaci che possono essere utilizzati a casa, insomma, anche perché Certo. è fondamentale. Ci sono addirittura delle condizioni in cui il medico di pronto soccorso ha di fronte un'aritmia e utilizza l'atropina per comprendere se effettivamente c'è una problematica neurologica o comunque c'è una attività di una parte del sistema nervoso predominante facendo dei test con l'atropina, ma sono delle cose assolutamente che devono essere fatte sotto supervisione medica, con il Certo. cane collegato a delle apparecchiature che controllano la. Poi ci sono, per esempio, delle condizioni come l'ipersalivazione, ma sempre associati comunque in condizioni complesse. Alcuni si usano delle dosi decisamente diverse, ma sempre comunque su decisione del veterinario. Non è un farmaco che metterei nel cassetto di pronto soccorso a casa. Certo. Lorena Bandiera ti chiede se l'osso di bufalo, sai, quello della pelle di bufalo, è vero che se non trattato chimicamente può far male. È stato ottenuto appunto, dagli sbiancamenti, eccetera. Alcuni sì, no. Allora, io sono uno di quelli che con i suoi cani li usa a volte perché vedo che sono contenti. È Però se lo vero. devo consentire, adesso se poi mi tolgo il travestimento da proprietario e mi vesto da dottore, dico, ci è capitato anche di dover intervenire chirurgicamente perché si erano bloccati questi corpi estranei. Per cui, a mio modo di vedere, da medico non disegnerei neanche il cane che rosicchia l'osso nei fumetti. Anche lì la qualità, l'etichetta, affidarsi a dei negozianti seri, Certo. quello fa la differenza, insomma. Sandra Falda, per la processionaria ne abbiamo già parlato, cosa fare? Bisogna portarlo immediatamente dal veterinario, cercare di sciacquare il più possibile, però la prima cosa da fare è portarlo perché è veramente importante. Argomento della serata, solo avvelenamento, no? Abbiamo parlato di un sacco di altre cose, riscontro che tosse eccetera, direi che non è Diciamo che argomento da sarebbe un poco. argomento da più serate, solo l'avvelenamento. Assolutamente. Chiede quando il cane occasionalmente ispira col naso in modo molto rumoroso, tipo lo starnuto inverso, se è vero che serve per liberare le vie respiratorie e se si può aiutarlo in qualche modo. Lo starnuto inverso è un enigma come il singhiozzo. Non si sa se è un qualcosa, un retaggio dell'evoluzione embrionale, di sicuro non è un qualcosa che mette in pericolo di vita. Lo Sì, starnuto normale serve per liberare le vie aeree,
Lo starnuto inverso, per definizione, ottiene l'effetto opposto. Alcuni specialisti di brachicefali dicono che quando è frequente c'è un'irritazione nelle prime vie respiratorie, che quindi è da indagare, però è tutto Che è da matematico che abbia un brachicefalo, un'irritazione Esatto. delle vie superiori. Assolutamente sì. Ancora complimenti. Per il colpo di calore ci sarà il 6, la cosa. Puntore d'insetto associato al gonfiore del muso. Cosa fare? C'è pericolo che si ostruiscono le vie respiratorie? In linea teorica sì, ma per quella che è la mia esperienza è molto raro che succeda. Più delle volte è un edema appunto del muso, perché ancora una volta il cane, per capire che cosa sta succedendo, ci mette la faccia. Quello che possiamo fare in pronto soccorso è appunto valutare che non ci siano sintomi ascrivibili o ostruzione delle vie aeree. In quel caso il cortisone può aiutare, però anche lì lo farei. Funziona anche il linfodrenaggio, cioè il massaggio per favorire l'assorbimento. Di solito è un meccanismo che si risolve spontaneamente. Il nostro intervento in pronto soccorso accelera soltanto l'assorbimento. Bisogna fare attenzione piuttosto, perché un cane che sviluppa questa reazione e non è magari stato punto, non è stato identificato il ragno che ha morso, l'insetto che ha punto, potrebbe essere un ipersensibile e quindi potrebbe accendere un campanello d'allarme. Ricordatevi che l'anafilassi, che è una reazione esagerata del sistema immunitario, di solito si scatena col secondo contatto nei confronti di un allergene che inizialmente ha solo avviato la memoria, no? In questo caso esagerata e patologica. Esatto. Oh, quali potrebbero essere i danni a breve, i danni a breve termine difficili da comprendere per i proprietari per l'ingestione di farmaci ad uso umano che di solito rubacchiano in giro? Ma allora, tutto quello che viene ingerito di solito, per fortuna, e più delle volte scatena dei meccanismi di difesa come il vomito, però il vomito è il sintomo che ci viene descritto l'80% delle volte che arriva in pronto soccorso un paziente. E per fortuna, il più delle volte non è una cosa seria. C'è anche da dire che la stragrande maggioranza degli animali che vengono portati in pronto soccorso, il proprietario ci dice stava bene fino alla sera prima o fino a stamattina, poi scopriamo che invece il cane sta combattendo con una patologia che si sta trascinando e che ha mascherato da tanto. Quindi purtroppo i sintomi precoci non sono tanti, insomma. I farmaci soprattutto possono dare appunto problemi gastrointestinali, possono dare problemi renali, perché spesso i farmaci sono metabolizzati a livello renale, possono dare problemi epatici, ma il fegato per definizione è un organo costruito per sacrificarsi, quindi prima di dirci che le cose non vanno a suo carico deve essere molto compromesso. Sicuramente insomma, la sintomatologia richiede insomma, un occhio clinico e l'analitica richiede degli esami che per forza di cose devono essere fatti da un medico. Certo, puntura di ape ne abbiamo già parlato. Le spighe, altro capitolo gigantesco. Vito Angelillo, che se non, molto probabilmente è un anzi, è Amica. sicuramente un collega, liberare le vie aeree da un fuorisacco sarebbe meglio affidarsi a una pratica endoscopica. Io concordo pienamente. Oppure un tentativo con un otoscopio, sempre ovviamente in sedazione. Può essere risolutivo e sufficiente? Avevo detto che non te le leggevo, invece poi. Allora, dal mio modo di vedere, a meno che non sia veramente nelle parti più anteriori, più craniali delle vie aeree. Per la tipologia di strutture delicate che ci sono lì in gioco, conviene, se si ha la possibilità in struttura, di fare una endoscopia. Insomma, è meno indaginata, si fa meno danno, anche perché poi se si va a frugare un po' alla cieca si rischia di far sanguinare delle strutture che sanguinano molto facilmente. Poi il cane ha un'irrogazione ematica nel naso che è difficile anche solo da immaginare, per cui meno danno si fa, meglio è. Nel senso che si rischia poi di fare più danno della spiga, cioè si fa quello che il medico non dovrebbe fare, cioè nel tentativo di curare si fa più danno della malattia che stai cercando di curare. E poi, tra l'altro, con l'endoscopio hai una realtà aumentata, quindi puoi vedere anche Sì, quelle sei che di solito. preciso, insomma. Esatto, riesci a vedere anche quelle cose che di solito se no non vedresti. Oh, siamo arrivati Tanto alla comunque fine. devi addormentarlo il paziente, perché sfido chiunque a ficcare qualcosa nel naso di un cane, già l'orecchio a volte, anzi quasi È sempre. complicato, esatto.
Allora, abbiamo finito per questa sera. Hai ricevuto ma decine, decine, decine di complimenti. Grazie che mi sono stufata fino anche di farteli leggere. Non te li ho fatti leggere Grazie. a tutti. Tutti quanti, insomma, settimana prossima ci sarà il collega di Michele che parlerà di prurito, atopie e allergie varie, per cui un altro argomentone, e il 6 invece ci sarà ancora Michele che farà la seconda parte e quasi sicuramente andremo avanti anche in altre occasioni. Sì, ma guarda, preferisco dividere un po' gli argomenti che trattarli troppo velocemente perché. Assolutamente. Io vi invito tutti quanti a iscrivervi appunto al sito bluvet/dirette perché potete scaricare la presentazione di questa sera, il manuale di pronto soccorso e ovviamente l'attestato che dice che siete stati fino alla fine e che potrete quindi sfoggiare sui vostri profili taggando Dogs, Anubi, Michele, tutti quanti, insomma, e in questo modo potremo partecipare tutti a questo meraviglioso evento che stiamo organizzando con l'ospedale veterinario Anubi di Moncalieri, con il nuovo direttore sanitario Michele Massoni, che sta facendo un lavoro veramente straordinario per tutti voi che siete nelle Grazie. vicinanze di Torino, ma visto e considerato la qualità dei servizi che offrono in questo ospedale, direi che potete veramente spostarvi, soprattutto per cose particolari. Ci saranno un sacco di sorprese in Anubi, quindi parleremo di cose veramente straordinarie anche con altri colleghi di Michele, quindi dovete assolutamente restare sintonizzati, andate sulla pagina di Anubi, mettete like, fatela girare e vedrete che ne troverete delle belle. Signori, sono quasi le 10:30, siamo tutti cotti. Michele, sei stato bravissimo, veramente un super Grazie, complimenti. Grazie infinite della serata e a tutti quanti una sì. Ci buonanotte. vediamo presto. Arrivederci a tutti. Assolutamente. Ciao a Ciao, tutti. ciao, ciao.